Bentornati in studio, questi gli aggiornamenti delle notizie di oggi. La curva dei contagi decresce, ma il Covid fa registrare ancora 2 decessi ad Alessandria della Rocca e a Santa Elisabetta. Il report dell'ASP di Agrigento diffuso oggi e riferito a ieri registra 151 nuovi casi e 200 guarigioni. Attualmente il numero dei soggetti contagiati nella nostra provincia è di 2.382, di cui 15 ospedalizzati, 2 in terapia intensiva. A Sciacca i contagiati sono 282. Nuova inchiesta su Girgenti Acque. La Procura di Palermo ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta con distrazione. Reati che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati commessi il 4 giugno dell'anno scorso nel capoluogo dell'isola. Sotto le lenti della magistratura inquirente sono l'ex presidente della società Marco Campione, 60 anni, Pietro Arnone, 58, amministratore unico di Hidor Tecne, società gemella, Calogero Patti, 54 anni, collaboratore del gruppo, Piero Angelo Cutaia, 53 anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque, Gian Domenico Ponzo, 55 anni, direttore generale di Girgenti Acque, Francesco Barrovecchio, 62 anni, responsabile tecnico di Hidor Tecne, Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione di Girgenti Acque, Igino Della Volpe, 64 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque, e Giancarlo Rosato, 45 anni, che per un periodo fu presidente di Girgenti Acque. Papa Francesco ha nominato ieri l'agrigentino Don Baldo Reina vescovo ausiliare di Roma, assegnandogli la sede titolare di Acque di Mauritania. L'ultimo presbitero della Chiesa agrigentina ad essere stato nominato vescovo dal Santo Padre nel 2009 era stato Monsignor Salvatore Muratore, già vescovo di Nicosia. Lo scorso mese di aprile Don Baldo aveva concluso il mandato di rettore del seminario di Agrigento per andare a prestare servizio presso la Congregazione per il Clero. C'era anche il giornalista saccense Salvatore Mandracchi a Palermo presso la sede dell'Ordine Regolare tra i giornalisti siciliani che hanno ricevuto la medaglia d'argento per i 35 anni di iscrizione. Una carriera lunga, iniziata con Radio Montecronio prima e Tele Montecronio dopo, proseguita con prestigiose esperienze nazionali con Telepiù per la televisione e la Gazzetta dello Sport nella carta stampata, iniziata nell'80 e proseguita fino ai giorni nostri. Con Telepiù tanti anni da inviato per campionati mondiali e europei di calcio negli Stati Uniti, Francia e Olanda. Tanto pubblico che ha seguito per 2 ore con molto interesse la presentazione dell'ultimo libro scritto da Lillo Pumilia, ex deputato nazionale della DC, più volte sindaco di Caltabellotta, giornalista pubblicista, dal titolo La caduta, editore Rubettino. Ma è già in stampa il nuovo libro che affronta il periodo storico-politico post-1994. Hanno partecipato alla presentazione nel Salone del Bambino ex sindaci, amministratori comunali, politici, docenti che per 2 ore hanno ascoltato la disanima di oltre 20 anni di vita politica italiana, regionale, anche con qualche riferimento locale, riferita al periodo che va dal 72 al 94. Dal 2 al 5 giugno 2022 il Verdura Resort ospita la prima edizione del GZ19 Padel Tour, torneo a squadre organizzato dalla GZ19 Padel Academy di Gianluca Zambrotta. Il tour è una competizione di padel con un girone all'italiana in cui si sfidano 4 squadre composte dagli ospiti della tenuta siciliana di Roccoforte Hotels. Ad arricchire l'evento sportivo anche un secondo girone che vedrà competere 4 squadre formate da leggende del calcio internazionale: AC Milan, Nelson Dida e Serghigno, Juventus, Andrea Barzagli e Gianluca Zambrotta, Palermo, Fabio Grosso e Simone Barone, FC Barcellona, Javier Saviola e Luis Javier Garcia. Al termine dei 2 gironi una finalissima tra le rispettive vincitrici. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione è rinnovato alle prossime edizioni. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.